Stavo un attimo sistemando il mio inventario, riciclando la roba che non mi serve, e ho trovato quest'arma nel mio inventario. La spada chitarra, che quando colpiamo fa il suono della chitarra, il che è dannatamente assurdo. Però come idea è altrettanto interessante anche. Ma c'è un cane qui? E c'è anche un cane morto? Perché c'è un cane morto? E perché c'è un cane? Ah, ma... Perché sei qui? Questo è il mio accampamento. Scusa un attimo, questo letto l'hai messo giù tu? Porca troia, non ci si può mai fidare di nessuno. Vabbè, dai, almeno un po' di compagnia. Ah, ma non è morto, sta solo riposando. Oh, che carino. Comunque questa spada non mi serve per ora. Ho la mia spada sci che è meglio. Oh, ma guarda, una maschera antigas d'assalto. Finalmente. Vediamola. Oh, ah, che bellina, finalmente. Anche perché il casco non è che mi dà protezione, sfortunatamente. Il che è strano, in realtà. Ma giusto per curiosità, che cacchio è morto qui? Un dinosauro? Cioè, scusami, guardagli la testa. Guardagli la testa, la colonna vertebrale e la coda. Poi guarda anche le zampe. Cosa cacchio è sto coso? Sembra una specie di serpentone gigante, però c'ha le braccia, quindi non è un serpente, è un rettile di sicuro gigante. Che è Godzilla? Ehi là, c'è qualcuno? Ciao Rosellina, come stai? Ancora nei paraggi, eh? Lo Va so, lo bene. so. Dimmi pure. Io ho tempo, ma tu hai un lavoro da fare. Chissà perché la cosa non mi sorprende. Se puoi, dovresti mettermi in contatto coi predoni. Oh, immaginavo che li avresti notati. Lo so, lo Quel so. gruppo di cui parli è gestito da una certa Meg. Le ho visti arrivare più o meno insieme a quegli altri di Spruce Knob. Ok. Se vuoi parlare con Meg, devi entrare nelle sue grazie. E sono sicura di poterti Chissà aiutare. perché la cosa non mi sorprende. Va bene, raccontami il tuo piano. Pensavo non l'avresti mai chiesto. Duh. E invece, hai Come prima visto? cosa, un'offerta di pace. David aveva un trofeo come simbolo della sua leadership. Lo diamo a Meg e sarà come passare il testimone, giusto? Per me va Poi bene. l'attirerò qui con una trasmissione super Ah, vuoi speciale. ucciderla? Il problema è che devo accedere a vecchi banchi di memoria che David ha bloccato. Era un tipo emotivo, lo capisco, ma ho bisogno che trovi il suo programma Server originale. non Sono risponde. piuttosto certa che Ah, l'abbia nascosto nei pre... ottimo. Benissimo. Grazie, gioco. Complimenti. Guarda, spero solo che mi faccia riapparire nel punto in cui ero. Non voglio rifarmi tutta la strada a piedi. Beh, dai, almeno mi ha teletrasportato qua. Ma che davvero? Ok, posso stare in questo mondo? Sembrerebbe di sì. Eravamo arrivati Ma ho qua. bisogno che trovi il suo programma originale. Oh, sì? Sono piuttosto certa che l'abbia nascosto nei pressi della tomba di Rosalyn. Quindi ha dato un nome di una persona morta al suo robot. Non mi sembra brutta idea. Bene, dimmi dove si trova e vado a prenderlo. A proposito, David non voleva far sapere a nessuno dell'esistenza Cos'è? Devo della andare a tomba. cercare a Pensava che tappeto gli ogni altri singolo avrebbero centimetro di creduto che questo si fosse posto? ammollito. E forse non aveva tutti i torti. Ne. Perciò spero ti piaccia giocare al detective. No, non mi piace. Porca troia. Devi raggiungere la stanza di David, prendere il trofeo e trovare qualcosa che ti faccia capire dov'è la tomba. Non devi per forza mettere tutto a soqquadro, ma diciamo che potresti doverlo fare. Non è Facile, necessario, però è credi? necessario. Quindi ti unirai a loro? Non è sul mio elenco delle cose da fare. Resterò qui ad aspettarli. E poi io sono una tagliagole. E ho qui il mio piccolo amico a tenermi compagnia. Dici il tizio morto qua accanto? Però il carisma questa volta ce l'ho. Probabilmente c'è sotto qualcos'altro. Casa sarà sempre qui. Non posso abbandonare il top of the world. Sarebbe come tradire David e sappiamo entrambi che non accadrà. Sei troppo Inoltre, fedele, forse ho fatto incazzare Meg un paio di eh? Ah, volte. ecco. Forse qualcuna di più, ma chi le sta a contare? E Tu? poi da qui si gode la vista migliore. Quella roba bianca che c'è nella valle sarebbe un incubo per i miei filtri ottici. La neve? Va bene, mettiamoci al lavoro. Sì, come piace a me.
Siamo pronti ad agguantare quel trofeo e il programma di intelligenza artificiale? Se lo trovo, volentieri. Ah, sapevo di poter contare su di te. Ah, ecco, ora che non mi vuoi ammazzare. Basterà lo shock a fare uscire Meg dalla sua tana. Giustamente, Rosellina. La missione qua accanto però non si aggiorna. Io ho appena parlato con Rose. Come posso aiutarti, signorina? Tutte le vecchie bande di predoni avevano i propri progetti personali e cose varie. Sai, per sentirsi speciali. Certo. Se voglio rifondare i predoni ho bisogno di conoscere tattiche e strategie impiegate dalle vecchie bande. Come no? Siamo tutti e due. Io ottengo informazioni e tu un pacco pieno di gingilli spaventosi da usare insieme a nemici e amici. Un pacco di gingilli? Parlami un po' delle strategie. Partiamo dal mio preferito, il karma. No, non la stronzata di Orange. Parlo di una droga molto potente. È un vero spallo. Il karma. I miei amici tagliagole avevano trovato la voce. Il modo di usarla come arma. La voce, Rose. Io ti taglio, vecchio Syringer. E what? Tu lo modifica per sparare e darti al karma. Ok. Portamelo. Che è successo? Ti troverò e ti ucciderò. Sono serio. Come vuoi, signorina. Allora, abbiamo un po' di roba. Completa la missione per Rosa, aggiungi una canna per siringa karma. Ho qualche altra missione ancora per te. Trovare il trofeo di David. Bene, ci sono un po' di cose da fare allora. Sicuramente la più vicina è recuperare il trofeo. Oppure questa qua di aggiungere la canna. Se c'è un tavolo da lavoro ben venga, almeno non vado a casa. E quello... Ah, ci sono degli ardenti, vedo. Benissimo, non l'avrei mai detto. Ecco fatto. Iniziamo da uno. Piano piano vi faccio fuori tutti. Ecco qua, appunto. Aiuto. Che è successo? Perché è esplosa roba? Che è successo? Chi l'ha lanciata? Oh no, ho finito i proiettili. Bene. Allora, iniziamo da quelli deboli. Ecco qua. Facciamo le cose con un attimo di calma. Fermi, fermi. Siete in troppi. Togliamo prima dalle balle quelli più deboli. Oh, qualcuno ha lanciato una bomba. E io me ne vado. Ah, sai perché peso? Cacchio, lo so ora perché peso. Perché ho delle munizioni pesanti. Tra cui la mini nuke. E dovrei avere anche un nucleo di fusione. Ecco perché peso. Continuavo a pensare, ma perché peso così tanto? Ecco perché. Ehi, buongiorno. Con lo SPAV di questo gioco puoi mirare dove cacchio vuoi, tanto lo SPAV funziona. Questa cos'è? Una pistola da 10 mm, va bene. Il fatto che puoi muoverti dove vuoi e non si rallenta il tempo. Ovviamente era implausibile rallentare il tempo in un gioco online. Ce n'è ancora uno da qualche parte. Eccolo là. Ehi, lascia giù quell'arma. Fatto. C'aveva in mano un falcetto e mi danno un tirapugni. Ma perché? Ed ecco qua il banco da lavoro. Ecco a te la canna per il karma. Facile così. Hai recuperato un po' di karma. Sì che l'ho raccolto, hai voglia. Vorrei tanto vederla in azione su una... D'accordo, lo immaginavo. Guarda, lo sapevo che mi avrebbe chiesto di usarla. Tempo fa, ma tu preoccupati solo di eliminare uno Yawai, giusto per sfrondare i loro ranghi. Uno qualsiasi andrà bene. Ah, ok. Se non riesci a trovare uno Yawai, trova qualcosa di sufficientemente tosto da neutralizzare con il karma. Certo. So che ti sembrerà assurdo mandare su di giri una bestia cattiva come quella. Hai voglia. Quando l'effetto svanisce, diventerà come un cucciolo appena nato. Sono salito di livello. Quello è il momento in cui lo sistemi una volta per tutte. A patto che tu riesca a sopravvivere. Sì, esatto. Bene, divertiti. Porca troia. Niente più... missioni sempliciotte. No, 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 vai e fatti ammazzare. Se riesci a sopravvivere sei stato bravo. Complimenti. Non so se... se ce la faremo, Perché a meno che non troviamo uno Yawai di livello basso, come l'altra volta,
Potrebbe essere difficilotta la cosa. Una missione per volta. Il trofeo o lo yaoguai? Direi che andiamo dallo yaoguai, almeno ce lo leviamo subito. Gli yaoguai. Dove ne posso trovare alcuni? Uno è qui e uno è qui, dove più o meno ero l'altra volta per fare la missione della parabola. Direi di andare qui allora. Quindi dobbiamo andare in questa direzione. Mettiamo il Searinger nei preferiti, che non si sa mai. Siamo vicini adesso. Meglio mettere il Searinger e, come altra arma, la tempesta. Così almeno gli facciamo il danno da fuoco. Gli animali sono tra le creature che soffrono i danni da fuoco. Tipo, gli esseri umani con un'armatura non lo soffrono. Che poi la tizia Rose ha detto: usala su una bestia che ne vale la pena di essere uccisa con il karma. Questo vuol dire che, per esempio, ci fosse un Deadclaw, gli andrebbe anche bene, secondo me. Forse anche un Milurk andrebbe bene. Quello è uno yaoguai? Più che altro, è vivo o è morto? Non lo so. No, è morto. Bene, dobbiamo trovare un altro yaoguai ora. Oh, una roba del sovrintendente. Buongiorno. È un silo missilistico questo? Neppure militari superstiti. Meglio così. Non avrebbero preso bene l'autoassegnazione delle testate nucleari alla Voltec. Però significa anche che sono chiusa fuori. Accesso limitato agli ufficiali di alto grado. Non sarà semplice ingannare il sistema. Ok. Se solo conquistassimo questi siti. Dio, la fabbrica automatizzata nel silo. Quanti ordini, ma può produrre? Questo è un ascensore? Ma che, ho trovato un posto in late game? Cioè, questo probabilmente dovrebbe essere una roba più avanzata. Dove cazzo mi trovo? Oh no, ti prego, non dirmi che qualcuno è già passato di qua e li ha fatti fuori. Ah, che bello. Porca puttana. Ah, si è pure impallato il gioco. Che gioia, che gioia. Riproviamoci anche dopo che è crashato. Sento rumori di passi grossi. Ah, è un super mutante, uffa. Ci ho sperato fosse uno yaoguaio. Vediamo se però funziona. Dite che funziona? Oh, aspetta, posso farlo. Aspetta. Dio, ma è resistentissimo. Ah, ok, no, ok. Bene, ho rotto il mio braccio. Quella roba, il karma, può avere effetti collaterali su di te se non fai attenzione. E... fidati, non usarlo mai su di te. A meno che tu non abbia la certezza di poter uccidere qualsiasi cosa ti circondi prima che l'effetto svanisca. Vabbè, allora. Ok, è tempo di esplosioni. I cacciatori piazzavano trappole esplosive per neutralizzare le prede più grosse. Ok. Voglio che tu crei qualche esca esplosiva. Cerca di non perdere qualche dita. Non sei un robot come me. Bene o male che lo sa, guarda. Beh, beh, in realtà si potrebbe fare, però no. Ok, i materiali per creare un'esca esplosiva. Meno male che il supermutante è andato bene, guarda. Allora, non è tanto lontano, ci posso arrivare tranquillamente, però mi si è rotto il mio vestito. Dovrei andare a ripararlo. Speriamo ci sia un tavolo da lavoro là. Eccoci arrivati alla prima delle destinazioni. Crea un'esca per essere un banco da lavoro. Perfetto, speriamo che ci sia anche il banco per le armature. Oh, un ghoul ferale. Non c'è più il ghoul ferale. Sicuramente dentro la casa ci sarà qualcuno.
O forse no. O forse sì. Guarda un po'. Ho fatto proprio bene. Ormai i Fallout sono tutti prevedibili sotto questo punto di vista. C'è un posto in cui devi entrare, sicuramente ci sarà qualche nemico. Quindi, dove sarà? In oggetti da missione? Forse no. Vediamo se anche qui manteniamo la stessa idea. Bene, sono andato a fuoco io. Si nasconde qualcuno? Certo che si nasconde qualcuno. Ma stai buono. Hai dei dardi per la balestra? Beh, questi ancora non ce li avevo. Ma guarda, carne di cervo, mina, adesivo, rottame, cervo e acqua sporca. Perché ci dovrebbe essere della carne di cervo radioattivo qua dentro? Però, grazie di tutto. Ora che ho tutto quello che mi serve, possiamo creare un'esca esplosiva. Eccola qua. Bello il pezzettone di carne. Eccellente. Grazie. Espone gli interessanti esplosivi coperti di carne. E adesso... Chissà perché immaginavo che avrei dovuto usarla, guarda. Immaginazione. Ai cacciatori di certo non mancava. Beh, certo. I carnivori affamati saranno attirati dall'odore della carne fresca. In questo senso, è stato Jack ad avere questa assurda idea delle esche da piazzare dopo un'incursione. Sì, il punto è, dove lo posso lasciare? Venivano a cercarci con i cani per fiutare le nostre tracce. Beh, diciamo che tutto d'un tratto perdevano la pista. Chissà come mai. Quella. Chissà come Hai mai. Capito, no? Gli esplodevano. Ma dai, che stronza. Dai, lo so che hai capito. Certo che ho capito. Usa l'esca come ti pare e piace, ma fallo soprattutto per uccidere chi o cosa può ucciderti e divorarti a sua volta. Fammi sapere se per te è ok. Cercherò qualcuno su cui lanciarla. Uno degli obiettivi vicino al mio camp, potrei usarlo lì. Al livello 50 potrei scegliere un nuovo talento oppure riassegnare un punto special. Ah, questo però non lo sapevo. Voi mi avevate detto che dal 50 non si saliva più di special, ma non che non si potesse risistemare un punto. Questo è interessante. E la mia casa vola. Vicino a casa mia di solito ci sono dei cani selvaggi. Forse posso usarlo su di loro, sperando che nessuno li abbia già uccisi. Quello lì è morto forse? Sì, è morto. Qualcuno deve essere già passato di qua. Ciao, e questi? Da dove saltano fuori? Non sono mai stati qua vicino a casa mia. Ciao. Tanto che cazzo gliene fregava questa. Vediamo se coi ratti talpa dovesse funzionare. Proviamoci, non lo so, guarda. Ci spero a sto punto. È l'ultima creatura che ho qua vicino. Forza, qui belli. Beh, ha funzionato. Non c'è che dire. Meraviglioso. Ai cacciatori non dispiacerà sistemare tutto quel caos. Più i cacciatori erano crudeli, più i duri a morire diventavano l'esatto opposto. Eh beh, ci credo. Non direi. Li abbiamo chiamati così perché quei mentecatti non accettavano di venire meno i propri principi. Si sono induriti letteralmente. Avvicinati a un dead claw. Ma tu sei fuori. Ma tu sei impazzita. Alla loro strategia. Ne avevano una. Non credo. O forse sì. Tipo avvicinarsi a un dead claw per farselo amico. Come dovrei fare? Cosa cazzo vuol dire fatti amico un deadclaw? Ti pareva che c'erano i cani, lo sapevo, eh. Perché non sei apparso prima, eh? Bastardo. Cosa stracazzo vuol dire fatti amico un deadclaw? Dove ne trovo uno? Non c'era mica l'isola dei deadclaw qui da qualche parte? Sì, qua esattamente. Speriamo di non crepare. Ne ho visto uno là. Perché troia, io non so se sono pronto.
Cioè, io non so cosa consiste il farsi amico un Deadclaw. So solo che non sarà piacevole. Ho bisogno anche di un Medix, va? Facciamo che... se devo combattere, almeno lo faccio al meglio delle mie possibilità. Oddio. Posso... cosa vuol dire fare amicizia? Ho fatto amicizia! Aspetta! Io non so se mi sta inseguendo o cosa. Credo sia fuggito lui. Non ti giudico per aver girato i tacchi con esatto. Tra le gambe, ma... ehi, sei ancora tra noi, giusto? Sì. Questo significa che puoi aiutarmi ancora. Pazza stronza. Dai, forza. Vediamo se sai nuotare. Forse è un buon momento per insegnarti che non tutti sono tuoi amici là fuori. L'ho notato, stronza. Esempio. Passiamo oltre. I banditi di Blackwater erano ladri molto abili. Una volta si sono intrufolati in un accampamento della confraternita d'acciaio. È scappato lui. Pazzi, vero? Hanno superato le guardie e rubato armi, munizioni, mini nuke, tutto! Sotto il naso degli altri poveracci che dormivano. Io sono ancora sconvolto, sto ancora la mentalizzando. La confraternita di metallo si è poi defilata con la coda tra le gambe mentre noi festeggiavamo il... non era la confraternita d'acciaio? Ah, beh. Se la confraternita la combricola! Ci sono ancora dei super mutanti corazzati. Vai a rubare da loro. Muoviti senza far rumore. Potresti perfino riuscire a evitare lo scontro diretto. Quello che interessa a me sono le loro armi. Belle, brutte, deboli, potenti. C'è solo un modo per scoprirlo. Cazzo. Ma questa qua è impazzita. Vuole che rubi alla confraternita. Cioè, se già sono sopravvissuto per miracolo a un Deadclaw, qua mi farà ammazzare. Allora, ruba da un accampamento dei supermutanti. Vabbè, in realtà non ha detto che non devo ucciderli, quindi... non so se vale il fatto di uccidere tutti in questo caso. Beh, eccomi, supermutante. Beh, io preventivamente, se non ti dispiace, ti farei anche fuori. Ehi, 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 dove scappi? Stavo solo ricaricando. Beh, effettivamente non dice davvero non farti scoprire, quindi. Guardalo con che modo spavaldo se ne frega di quello che è appena successo al suo compagno. Ecco fatto, voleva scappare. Ah, ma buongiorno. Giù dritto nella gamba. Skyrim style. Che poi questo è un accampamento della confraternita. Solo che non ci sono confraterni. Preso. Grazie della roba. Eccoti là. Crepato. Mi dispiace, i miei proiettili perforano le armature e anche i culi volendo. Buongiorno. Come dire che un cagnolino mi avrebbe potuto fare qualcosa. Finché miro alla testa è ovvio che vi faccio fuori con un colpo solo, eh. Oh, quello lì si è appena nascosto. Sembrava ci fosse un altro cane, si è appena nascosto. Madonna santa. Che mira, che mira. Ma è rimasta la testa qui. Dai. Ricicliamo gli oggetti inutili. Allora, lì ci sono le provviste. L'importante era il lanciarazzi. D'accordo. Ah, non pesa... ah, ok, sì, pesa invece. Atomica, predone, casco. What? Un lanciamissili! What? E cos'è che ho trovato invece? Un bel po' di danni. Eh sì. Atomica, predone, casco. Qualsiasi cosa tu abbia trovato. Ah, il casco atomico da predone. Ok, il prossimo incarico è un filo di scusa. Uccidi un ghoul ferale. Niente di eccessivo, dai. Ma cosa a pensarci?
sì, da un po' che non ho fame. Chissà che tragedia quando l'avrò e non ci sarà più cibo. Gli ingordi. Vediamo. Abbiamo dato loro questo nome, ma in realtà erano cannibali. Un ghoul ferale. Non dovrai mangiare nessuno, ma... Meno male. Continuiamo con il piano. Ho visto un gruppo di ghoul ferali. Devi dargli la caccia, così farai un po' di pratica nel tiro al bersaglio. Sì, ma mi dice uccidi un ghoul ferale. Conti fatti, non era male. Difficile sentirsi morire di fame mangiando carne umana o... ex umana. Sì, fa abbastanza schifo. Usa uno stuzzicadenti prima di tornare da me. Che schifo. Non amo l'alito che sa di carne marcia di ghoul. Allora, quindi vuoi che uccida un ghoul ferale, eh? Niente di troppo difficile, devo dire. Il fatto è trovarne uno ora. Anche se effettivamente c'erano un bel po' di ghoul nella zona qui. Volendo posso farlo. Oh, guarda, c'è un ghoul ferale. Ecco fatto. Fatto? Sei contenta? A quanto pare no. Ora, ah no, fatto. Incordi avrebbero banchettato senza farsi troppi problemi. Equipaggio e il talento cannibale. Lo stesso, ma non vuoi mollare, vero? In realtà sì, che in schifo. In ogni caso ho bisogno che tu faccia rapporto. Che schifo. Ah, ho preso diverse nozioni sulle tattiche dei predoni. Sì. Devo ammettere che osservarti mi ha divertito parecchio. A me no. In senso buono, sono risultato efficace. Oh, immagino di sì. Hai salvato la pelle, no? Hai voglia. La tua ricompensa quando tornerai qui. Ottimo lavoro, essere umano. Perché non sai il mio nome. Purtroppo per te il talento cannibale non... No, ce l'ho invece. Va bene, facciamolo. Facciamolo per i punti esperienza, va. Che schifo. Ho perso la mia umanità facendo questo. Che schifo. Non mangerei mai i miei simili. No, neanch'io. Non ce la farei proprio. No, no. Ma a quanto pare gli ingordi lo facevano. Che schifo. E come? Alla fine si fa di tutto per di sopravvivere, no? Sì. E il cannibalismo è... non solo... Perciò... buon lavoro. Credo. Sì. Cosa non si fa per dei punti esperienza, vero? Beh, ho ricevuto una spada leggendaria per aver messo su dei pezzi di carta. Non c'è male. Non c'è che dire. Dopo aver mangiato un ghoul, la mia umanità è andata a farsi fottere. Ma cosa non si fa per dei punti esperienza extra ed avere i cattivi dalla mia parte? Rieccomi, Rosellina. Ho abbandonato la mia umanità per avere qualcosa da te. Rieccoti qui. Rieccomi. Come se aspettassi qualcosa. La tua ricompensa... È la conoscenza. La migliore ricompensa è l'amicizia. Porca troia, ti sparo. Ecco. Puoi avere anche qualche oggetto che avevo da parte. Ecco, grazie. Gamba armatura armata metallo ombra. Beh. Oh, finalmente. Finalmente è finita questa roba. Beh. Cappuccio con cinghia abbiamo ottenuto. E il diamante nero. Forza più uno. Wow. È una spada sci, leggendaria. Di livello 15 fa 66 di danno. La mia spada sci fa 66 di danno ed è pure lei di livello 15. Aumenta la mia forza questa. Lama di pattino. È praticamente un'arma invernale a tutti gli effetti questa. Chissà se posso migliorarla.